Nella 51esima edizione del Vinitaly viene ricordata la figura di Rocky Marciano, che da Ripa Teatina ha conquistato il mondo. Siamo con il sindaco, il primo cittadino di Ripa Teatina, Ignazio Rucci, insomma un esempio importante che si lega anche al vino. Certamente sì, noi come amministrazione 13 anni fa abbiamo iniziato la prima edizione del premio Rocky Marciano, appunto perché volevamo agganciare il nostro territorio, i nostri prodotti e quindi il vino alla figura di questo grandissimo campione. Sulla bottiglia c'è 49, questo 49 sarebbero 49 vittorie, 49 incontri, quindi è stato uno di quei grandi campioni della boxe. Oltre a Rocky Marciano abbiamo anche Rocky Mattioli, un altro campione del mondo, quindi legare questo campione, quindi dello sport, della boxe, che è una disciplina faticosa, quindi in questo territorio dell'agricoltura sono nati questi due grossi campioni, quindi è importante richiamare questo territorio. Legarlo a un prodotto importante della Ripa Teatina, ma soprattutto dell'Abruzzo, dico, perché il nostro Abruzzo sta crescendo. Io è la prima volta che vengo qui a Vinitaly, ho visto l'Abruzzo che per quanto riguarda questi eventi, soprattutto su questo prodotto il vino, sta andando moltissimo avanti, quindi ci auguriamo che continui in questo momento. Io volevo anche ricordare un'altra figura importante che è nel mondo dello spettacolo, Brady Cooper, un attore importante americano che è stato circa due mesi fa qui in Italia, ha voluto ricordare Ripa Teatina perché la nonna è nata a Ripa Teatina, quindi abbiamo la box, quindi Rocky Mattioli, Rocky Marciano, nel mondo dello spettacolo abbiamo Brady Cooper, ecco, abbiamo questi campioni. Questo territorio, ecco, deve essere, io sono onorato, ecco, di questa cosa, però qui ho a fianco a me l'assessore all'agricoltura che come me, prima di fare l'assessore, ha fatto il sindaco, quindi il sindaco è uno che il suo territorio lo ama, devo dire. Noi facciamo questo lavoro con passione, ma soprattutto perché io dico che i miei cittadini mi hanno donato questa cosa. E allora volevo dire anche all'assessore che questo prodotto, ecco, legato alla cultura, legato allo sport, può aumentare il PIL non solo di Ripa Teatina, ma mi auguro dell'Abruzzo. Assessore Dino Pepe, dunque lo sport, il vino, un connubio vincente come nel caso di Ripa Teatina. Assolutamente sì, io ringrazio il sindaco per aver voluto con forza questa idea, ricordare Ricky Marciano, ricordare anche la storia della migrazione abruzzese verso tutto il mondo con tanti sacrifici, quindi famiglie che un tempo lasciavano la nostra terra per trovare lidi migliori. Ovviamente la storia di Ricky Marciano è una storia che inorgoglisce tutto l'Abruzzo, legare la sua storia di sacrifici, legarla alla nostra terra, al nostro territorio, al nostro vino, rappresenta per noi un motivo di orgoglio, di promozione ulteriore del nostro territorio e del vino abruzzese.